Cosa fare nel caso di una forte scossa di terremoto? Soprattutto, come si devono comportare i ragazzi se la scossa si avverte durante l'orario scolastico quando si è ancora in aula? L'assessorato regionale all'istruzione, insieme alla Protezione Civile regionale, ha organizzato, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, una campagna di sensibilizzazione nelle scuole calabresi denominata Più consapevolezza, meno rischi. Per rendersi conto di come procede la campagna di sensibilizzazione, l'assessore Giusy Princi si è recata in una di queste scuole, in particolare al convitto nazionale Gaetano Filangieri di Vibo Valentia, dove la presenza del dirigente scolastico Alberto Capri e del direttore della Protezione Civile regionale Domenico Costarella ha assistito alla prova di evacuazione. Le operazioni sono state coordinate dal responsabile d'istituto del Servizio di Prevenzione e Protezione Piero Barletta e dal personale della Protezione Civile regionale, dai Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale di Vibo Valentia. Prima delle prove di evacuazione, gli alunni hanno svolto un'attività formativa e informativa anche attraverso la visione di documentari con il personale della Protezione Civile. Una giornata importante oggi che si lega alla campagna nazionale promossa dalla Protezione Civile e quindi ci siamo inseriti noi come Assessorato Istruzione e Dipartimento Protezione Civile regionale con il Direttore Generale Costarella e con tutto quanto il Corpo di Protezione Civile per avviare al convitto Filangieri in tutte quante le istituzioni scolastiche della Calabria la campagna Più consapevolezza, meno rischi e quindi prove di evacuazione che interessano nella giornata gli studenti proprio perché entrino nel merito di una interiorizzazione di quelli che sono i comportamenti che ci aiutano a prevenire il pregio, perché sappiamo che la Calabria è una regione ad alto rischio sismico ed idrogeologico, per cui è necessario fortemente avviare queste campagne preventive. Abbiamo iniziato lo scorso anno grazie proprio alla Protezione Civile nella persona del direttore generale Costarella e del professore Agostino Miozzo. Abbiamo promosso una formazione che ha interessato d'intesa con l'USR tutte quante le istituzioni scolastiche e la componente docente, quindi una formazione importante, quindi che oggi vede un giusto proseguo e quindi scuola migliore non avremmo potuto individuare.